Oh yeah. It's all coming together. Bentrovati su WatchMojo Italia per un'altra di quelle classifiche che vi piacciono tanto e vi rovinano i film che avete amato in gioventù. Sì, siamo degli infami. Oh, he's doing his own theme music? Hi, excuse me. 2 seconds here. I'm the one in the car, remember? This story's about me, not him. Tell us where the talking llama is, or we'll burn your house to the ground. Perché oggi sveleremo la nostra top 10 battute che da piccoli non capivamo nelle Follie dell'Imperatore, film strepitoso e travagliato, cult Disney come nessun altro, o quasi, che però può risultare criptico come una scritta in quechua. Avete affilato il ritmo? Occhio a quello di Cuzco e andiamo! E cominciamo con la nostra numero 10, tutta la gag della mosca. Avete presente, no? Quel siparietto tragicomico in cui Cuzco è solo nella giungla, si scacazza sotto e intanto quella povera mosca finisce invischiata nella ragnatela verso il suo triste destino. Elfi! 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 E poi muore. Il tutto ricalca terribilmente una scena del primo La Mosca del 1958, passato dalle nostre parti come l'esperimento del dottor K, in cui succede questo. You'll be all right now. I know it's working! E se c'è un uomo mosco orribile, c'è anche una mosca uomo che appunto finisce molto, molto, molto male. Aggiungeteci che una teoria suggerisca che Cuzco capisca la mosca, perché in realtà è l'ennesimo umano trasformato da Isma, e trasformerete quella scena vagamente creepy in un horror della peggior specie. Ok, that was the freakiest thing I've ever seen. Numero 9, leoni, tigri, orsi. Cosa c'entra questa perla di idiozia Disney con il mago di Oz? C'entra, c'entra. Padamma, padamma! Siamo nel covo segreto di Isma. Cuzco e Pacha devastano l'armadio delle pozioni per poter far tornare umano l'imperatore, la tensione alle stelle, il pubblico in delirio. E quando Pacha cerca e ricerca la pozione Lama, non si sa bene perché, non si sa bene per come, ma il tutto ospita un omaggio al capolavoro di Victor Fleming datato 1939, ma proprio paro paro, almeno in lingua originale. It has to be one of these. Lions, tigers, bears. Oh my. Contro il parere di tutti gli animatori, ma visto che sto film venne realizzato in un clima da guerra civile, chissene, il caposettore Thomas Schumacher inserì questo omaggio. Lions! And tigers! And bears! Lions and tigers and bears! Oh my! Lions and tigers and bears! Oh my! Perché in italiano gli orsi sono diventati pantere? Non chiedetemi, non chiedetemi nulla. Numero 8, Isma e il suo Toy Boy. Lo avevate sospettato tutti, servivano anni per assestare quel parere, ma possiamo rilassarci perché è così. Every decade or so she gets a new one. This year's model is called Kronk. Kronk è il braccio destro del braccio destro dell'imperatore, alto, muscoloso, stupido come una campana. Is something burning? My spinach pus. E sa pure cucinare, non so, cioè, sì, lo so, e sì, è esattamente come pensate. Kronk è proprio il toy boy perfetto per Isma. So, he seems nice. He is. He's what, in his late 20s? I'm not sure. Quale mente di bambino può pensare che quegli imbarazzanti shorts siano specifici per mostrare i suoi adduttori al dinosauro che così può godersi il suo bel... Dai, non fatemi spiegare robe, è chiarissimo, no? Hey, did you see that sky today? Talk about blue. Numero 7, Kronk e la sua Mission Impossible. Che tutta sta sequenza fosse troppo stupida per non nascondere qualcosa era abbastanza chiarissimo da sempre. E infatti, anche visto il crimine super segreto che sta compiendo, Kronk canticchia male malissimo tra sé e sé la celebre soundtrack di Mission Impossible, che una volta era davvero parodiata ovunque. Patrick Warburton, che interpreta Kronk in inglese, ha detto di aver improvvisato il tutto in sala di doppiaggio. Oh, he's doing his own theme music? E voi direte, no, ma va, è solo un'impressione. Sarà, ma il topastro aveva acquistato i diritti della soundtrack. Big, dumb and tone deaf. I am so glad I was unconscious for all this. Quindi, sì, in questa scena non c'è Tom Cruise, ma un po' del suo spirito spericolato scala grattacieli è anche in questo film. Mission accomplished.
Numero 6, Citizen Kronk. Il film, lo sapete, venne riadattato all'ultimo, quindi non stupitevi se i riferimenti ad altri film costituiscono tipo il 40% del prodotto finale, e questa scena in particolare si rifà anche ad altro. My shoulder, Angel. Don't listen to that guy. He's trying to lead you down the path of righteousness. Avete presente, no? Kronk ha quella strampalata epifani con la sua coscienza, si pente e si lancia all'impazzata verso lo strapiombo. E cosa c'entrano la scimmia e l'insetto? E c'entrano, perché tirano in ballo l'iconica immagine di Xanadu, sontuosa dimora zoo di Charles Foster Kane in Quarto Potere. Can we get back to me? Che, francamente, dubito che qualcuno di noi avesse visto a quei tempi. Alcuni potrebbero non averlo visto neanche oggi, in realtà, e sarebbero dei lama parlanti. Oh, yes, Mr. Kane, standing? How do you do? I thought it would be a nice little gesture. Numero 5, con massi appuntiti, è un classico. Get out on your knees! Right now! Eh sì, la scena della cascata è proprio un classico. Già Disney aveva elaborato il tema tipo in Bianca e Bernie 2. Ma questo qui è proprio un monumento a uno dei maggiori cliché narrativi di tutti i tempi. State a vedere. Don't worry, Your Highness, I gotcha. Salvataggio all'ultimo da un gruppo di giaguari impazziti, Pacha e Kuzco finiscono dalla padella nella brace, legati ad un tronco in mezzo al fiume, e basta un oh-oh di Pacha per far capire a Kuzco tutto quello che li aspetta. Uh-oh. Don't tell me, we're about to go over a huge waterfall. Yep. Sharp rocks at the bottom? Most likely. Bring it on. Il fuggitivo, la morte di Sherlock Holmes, Mission Anaconda. Potremmo andare avanti ancora un bel po'. Da piccoli questa scena faceva comunque ridere, ma con una spolverata di cinismo adulto guadagna quel je ne sais quoi metafilmico in più. Numero 4, l'arma segreta di Yzma. Questa lasciava ben poco all'immaginazione, ma grazie al cielo l'innocenza nei giovani occhi maschera la malizia della sequenza in cui Kuzco capisce finalmente chi è Yzma. Yzma, do you really want to kill me? Just think of it as you're being let go. Eccetera eccetera, e poi Yzma, in una mossa diciamo leziosa, scatena l'orrore nei nostri due protagonisti. I can't believe this is happening. Then I bet you weren't expecting this. No. Aha. Oh, okay. Perché Yzma aveva un pugnale legato alla coscia e tutto sembra risolversi per il meglio, ma solo perché da giovani effettivamente cosa avremmo mai potuto capire di cosa stesse celando Yzma lì sotto. Ecco, ora ne siete coscienti. Ne siete coscienti? What I miss? Well, Yzma just tossed me this knife and asked me to, you know, take them out. Questo è il classico esempio di papà, ma perché Pacha e Kuzco erano spaventati? Ma perché? Lo scoprirai da grande. Numero 3, se lo stanno chiedendo tutti in sala, pieno concreto abbattimento della quarta parete, lavoro egregio portato avanti nel corso di tutto il film. Per altri casi simili vi rimando alla nostra lista dedicata. Nel frattempo contestualizziamo. Pacha e Kuzco arrivano al laboratorio per scoprire che in qualche modo Yzma è giunta prima di loro. Looking for this? Ma in che modo? I due erano caduti giù dal burrone, no? E il dubbio assale Pacha, Kuzco, la stessa Yzma e persino Kronk. How did we, Kronk? Well, you got me. By all accounts, it doesn't make sense. E se lo chiedono tutti, perché semplicemente è un buco di sceneggiatura mega galattico, e la gag fa già ridere così, sebbene possa essere vista come una richiesta da parte del film di sospendere ulteriormente l'incredulità dello spettatore per godersi appieno il cinema, ed è una precisazione che a volte è necessaria. Oh well. Back to business. Numero 2, Yzma e i grammarnazzi. Ora, minacciare qualcuno è sempre una bruttissima cosa, ma almeno fatelo con una grammatica impeccabile. Hi there. Nel senso, se dovete fare brutto a qualcuno, per essere credibili vi conviene forse usare un linguaggio appropriato. Yzma lo impara a caro prezzo quando, chiusa nello sgabuzzino con Kronk, prova a spaventare la famiglia di Pacha inutilmente. Tell us where the talking llama is, and we'll burn your house to the ground. Don't you mean or? E incredibile, questa cosa in realtà è chiara ad un bambino se è fresco fresco di analisi grammaticale, ma diviene ancora più chiaro da adulti, a parte per Yzma. Well, which is it? That seems like a pretty crucial conjunction. Dunque, la grammatica, che voi siate bambini o vecchiardi boomer, è davvero importante. Sia che voi siate una mamma che minaccia un bambino monello, sia che siate un discolo che cerca di fuggire da due tipi scoppiati che vogliono un lama parlante. E prima di svelare la nostra scontatissima numero uno, ecco alcune deliziose menzioni onorevoli. Break it down, will you? Kidding me? This is hand-carved mahogany. I don't care, you fool. Get out of my way. I'll break it down myself.
them! Hey, I've been turned into a cow. Can I go home? Because believe it or not, I think I need a bath. Man, believe it. What was that? Nothing! Cusco! Cusco! Io vi direi di cliccare subito quella campanella e io brucerò la vostra casa! Cioè... Oh, brucerò la vostra casa! E insomma, avete capito, non fissiamoci sulla grammatica. E purtroppo per me, alla numero uno, una strana tenda. Cioè, non so come dire, qui anche un infante si chiede cosa sto guardando con Kronk addormentato come un idiota fuori dalla tenda di Yzma, tutta bella riparata e con la sua maschera di bellezza, e Kronk che ha una tenda molto particolare. Una piccola tenda, proprio sopra il basso ventre, che sta su, bella tranquilla, coi tiranti e un particolare paletto. Ed è il pene di Kronk. l'ho detto ancora una volta, non ne usciremo mai. Comunque, per chi dice che sono io a vedere ste cose, me l'hanno detto degli amici. The peasant at the diner. He didn't pay his check. E a questo punto, se volete continuare a pensare che si stesse riparando le affaticatissime ginocchia... Boom, baby! Allora, piaciuta la nostra lista? Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto che ne pensate e cliccate quella campanella parlante e io vi trasformerò in un lama! Sì, un lama! Così poi vi vendo alla Disney per farne un live action. Che piano spregevole! Sì, mi piace!